Amici di Voci del Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione e buon anno a tutti voi. In questa puntata parliamo di boccia paralimpica, una disciplina che potrà essere praticata anche a Roccadaspide e dintorni, grazie ad un progetto al quale ha partecipato anche la polisportiva Roccadaspide. Parliamo di sport e anche di inclusione, perché la Polisportiva Roccadaspide è tra le 11 società a livello nazionale ad aver partecipato ad un bando per l'acquisto di attrezzature per la boccia paralimpica. Eh, è stato predisposto un progetto con il coinvolgimento delle scuole del territorio. Un progetto importante, di cui parlo, o meglio, del quale mi faccio raccontare, dalla vicepresidente della Polisportiva Roccadaspide, che è Marica Babbone. E allora. Si parte con la boccia paralimpica, già eh, come dire, un primo passo è stato fatto d'estate durante il summer camp. Ma adesso è partito questo progetto importante. Sì, esatto. Finalmente inizia questo progetto con la boccia paralimpica, e abbiamo già fatto qualche giorno con i ragazzi ed è un, veramente un nuovo sport bellissimo, uh, inclusione soprattutto. E, um, è uno sport nuovo perché giustamente non tutti conoscono questo sport, quindi anche noi siamo i primi in campagna uh, mm, affiliati alla FIB, quindi alla boccia paralimpica. Uh, questo, quindi, diciamo, questo progetto è appena um, iniziato. E, um, Tra l'altro coinvolge non soltanto persone di Rocca d'Aspide ma eh, anche dei paesi vicini. Sì, esatto, perché diciamo che eh, è molto eh, inclusivo, quindi troviamo giustamente ragazzi eh, non solo del territorio di, eh, di Rocca ma anche dei, dei, dei paesi diciamo vicini. Tra l'altro, questo non è l'unico sport per persone che hanno una disabilità. C'è il sitting volley che tu stessa, tra l'altro, rappresenti egregiamente perché insomma sei stata notata e hai avuto esperienze anche a livello nazionale in questo sport. Voi, insomma, come polisportiva, vi date da fare anche per quanto riguarda il sitting volley? Sì, esatto, anche quest'anno io sono andato in prestito al, al No, la città dei Gigli, e eh, è, è un altro sport appunto. Paralimpico che sta avendo veramente un grande successo. Eh, Quest'anno, infatti, poco, poco tempo fa c'è stata la, la Coppa Italia, e dove noi ragazze siamo classificate come, come terzo posto, invece i ragazzi, primo. E, è uno sport bellissimo anche il, il, il sitting volley. Insomma tanti sport, qui è la Polisportiva Rocca d'Aspire, noi spesso insomma, ne abbiamo parlato, lo abbiamo eh, raccontato perché voi offrite tante opportunità ai giovani del territorio, la pandemia ha un po' fermato tutto ma adesso insomma, si riprende con sport di tutti i tipi. Sì esatto, ricominciamo proprio tra pochi giorni con l'over eh, maschile, ehm, quindi questo, questo campionato misto che vede appunto ragazzi e uh, um, ragazze infatti a breve partirà questo questo altro campionato e sì diciamo che questa pandemia ci ha un po messi un po' giù però fortunatamente pian piano stiamo ripartendo con grandi progetti quindi anche la boccia uh, con, con i bambini con i ragazzi stiamo, stiamo cercando comunque di, uh, di fare nuovi uh, progetti ecco. dunque rocca d'aspide con la polisportiva si conferma eccellenza a livello regionale in particolare per quanto riguarda la boccia paralimpica e accanto a me c'è Giovanni Grippo che insomma ha un po' un ruolo di tuttofare tecnico naturalmente innanzitutto Giovanni un progetto importante che finalmente parte come si svilupperà allora, innanzitutto grazie per questa intervista. Eh, sì, noi mh, siamo partiti con questa boccia paralimpica eh, quest'anno in questa fase molto particolare del 2021. Eh, praticamente abbiamo vinto un ausilio nel 2021 con Sport e Salute per l'acquisto di due rampe per questi ragazzi. Eh, ed è praticamente la boccia per i ragazzi che hanno maggiore difficoltà motore, i ragazzi più gravi. Eh, siamo partiti. In, abbiamo incominciato il sabato pomeriggio con le, le, le attività e quindi iniziamo con questo progetto. Siamo. Mh... Lieti di questa, di questa avventura perché siamo gli unici referenti di questa categoria attualmente in campagna e speriamo di essere anche promotori per far avvicinare altre società a questa realtà che è importante, dove possiamo dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Diciamo in premessa che c'è anche il coinvolgimento della scuola. Sì, eh, abbiamo vinto quest'anno un uh, progetto con il CIP, infatti del nazionale, lo sport paralimpico va a scuola, grazie al partenariato con la scuola eh, ITC di Roccadaspide. E quindi voglio ringraziare la, la preside Rita, Rita Brinca per la disponibilità. E niente, è partito questo progetto dove abbiamo, mh, si svolge il sabato pomeriggio insieme all'attività degli allenamenti, e quindi c'è anche una sorta di inclusione per questa attività. L'attività eh, deve essere svolta in cinque lezioni, ma noi l'abbiamo prolungata per tutto l'anno per dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Uno sport importante, ma non è il solo, perché, come dicevo, anche con Marica tante attività mh, portate avanti qui alla Polisportiva. Sì, eh, ehm, abbiamo ripreso fortunatamente. Mh, Purtroppo il periodo è un po' particolare con il volley, quindi cominceremo con l'over maschile il 19 dicembre, con la prima partita di campionato e con le attività di mini volley che abbiamo sempre fatto. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto una, una, una forte amministrazione dietro, perché basta pensare che molte società sportive hanno iniziato sbarra due settimane fa, perché non avevano le strutture. Noi siamo fortunatissimi grazie all'attenzione del Comune che ci ha dato una struttura in dotazione da poter usufruire e dare la possibilità a questi ragazzi e non è da poco, quindi un, un ringraziamento che va da parte nostra come società ma soprattutto da tutti i genitori che partecipano. A tutte le attività della polisportiva Roccadaspide si affianca il sostegno dell'amministrazione comunale retta da Gabriele Iuliano, accanto a me c'è l'assessore allo sport Giuseppe Iuliano, il comune, lo dicevo in prevessa, è stato sempre vicino alle attività eh, di questa eh, società, ma insomma, eh, è, ha sempre dimostrato grande attenzione per lo sport, per l'inclusione, tematiche insomma, su cui comunque eh, come amministrazione, lei in particolare come eh, assessore allo sport, continuerete certamente a lavorare. Sì, guarda, io sono da due mesi che sono assessore allo sport al comune di Roccadaspide. Ma già prima, anche quando non ero assessore al comune, io ho sempre eh, organizzato eventi e manifestazioni sportive per il mio paese. Adesso che sono assessore. Lo farò ancora di più, eh, anche se sono adesso in prima, in prima persona, quindi ci daremo da fare sempre per lo sport, perché lo sport è vita, lo sport è onore stare insieme. Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento. Vi invito a rivederla su vocidacilento.it, su cui trovate tante notizie anche dal resto della provincia di Salerno, e poi tutte le puntate della nostra trasmissione settimanale insieme al giornale in formato PDF da sfogliare virtualmente. Vi invito, come sempre, a seguirci sui social e ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie ancora a tutti, e a presto!